Ciao, ancora vi conto una storia. Una sera in Navidà a cena mia e Roberto Bresciani, sai di quelle scene in dove chi fa tutte le tavolate, e dove che non te conosci nessuno, ne conosceva in sol, mia e lui. E ne siamo sentati uno di fronte all'altro e per passare il tempo a un certo momento che dico, ascolta toi, ma che pensi te, se fesse, non so, organization, ventesse qualcosa, sa, tipo quelle manifestazioni che fa la Red Bull Zoo a Milano, e dove si butta zoo con all'idroscalo, i fa gli aerei, le macchine, la roba del genere. Mi piacerebbe fare, non so, una gara di macchinette a pedali dentro per i giardini. E il bardo non faccia, non mi risponde, è lì che pensa. Tra di me mi sono detto, aiuto Mario, ti hai messo il culo nelle peae, non ti dovevi dire che è una roba del genere. E il dì dopo Roberto mi si presenta con un pack di carte così, regolamento, e che aveva zattuffato. E mi dice, ascolta, sa cosa che fem? Fem una gara di macchinette di lei che vezzo da l'Omec e il nome le sa, e che aveva già stampato, l'aveva già cercata fuori, e il nome già stampato. Fem zoo dalla pina, ecco, siccome tante aziende arco mi ha detto, ma come avete fatto a mettere insieme una roba del genere? Ecco, questo è zoo dalla pina, che è una roba goliardica, la buona fatta tra di noi, l'è partita da una sera, come quasi tutte le robe, le parte quando ti sei lì che ti bevi un bicchiere e ti sei lì che ti aspetti che ti porta il primo, il secondo, e fra l'altro quelli che stavi intorno non ti conoscevi neanche. Allora, mio lì, va bene, sto chi è l'architetto, quel che pensa, no? Allora, alla fine, mi somma il manuale che mi toccherà fare tutta la storia. Ora, anche a me, mi sono girato e ho chiamato il Dino Campo e Lorenzo Raffaelli e così, ascolta, avrei sempre pensato di fare una roba del genere. Siccome con gli altri è pumoni ancora di Roberta, no? E mi ha detto, osti, brava, bella idea, noi te den la man, però volem via zo anche a noi con la macchinetta. Risultato è partito dalla pina e il Mario, quel che si è fatto è mazzo così da lavorare, Lori è partito a divertirsi a fare tutta la roba che era. Allora, questa qui è un po' la storia perché è una premessa perché di quel che vi farò in vedere, di quel che è successo la sera del 17 maggio, dove che vi presenterò tra poco tutti i filmati della serata. Allora, la manifestazione, che io anche un da Ciarame, un da Varignan, no, non so come si chiama, mi pare trippe cioppe, trippe pioppe, cippe cioppe, che vuol farla anche a loro, gli ha provato, hanno passato a farla in paesò, chi vi sim, al di là del ponte, no? Però non sarà mai buoni di arrivare a noi, no? Ma no, perché noi siamo più bravi di tutti, per l'amor di Dio, non è altro che morte in pappa che insieme agli altri. Il problema nostro è che noi siamo avvantaggiati perché noi la fiamo Arco, la fiamo su Stranfor, è il rione storico di Arco. Vieni zo da Lomec, partiamo dai Capitei, fiamo Lomec, arriviamo alla Pina e arriviamo alla Rotonda. Quindi provi a farla, fai tu quel che vuoi, ma non sarai mai buoni di copiare. Zo dalla Pina, avrebbe fatto vedere i filmati che ha fatto il Matteo quella sera lì. Vi dico bravo a tutti i partecipanti della serata, tutti i partecipanti ai 10 equipaggi, compreso il Ciso che la ciapana paura tremenda quando le vi usò, a tutti me e bravo al Matteo che l'ha fatto filmato qua. Alla prossima da Telegarda Trentino. Grazie a tutti. Nice to meet you, I really like the girl.